Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo di edilizia popolare, un piano di manutenzione da circa 90 milioni di euro. È quello che è venuto fuori da uno studio condotto dall'ATER di Pescara sui 4.450 edifici popolari di proprietà dell'azienda nella provincia di Pescara. Per gli interventi urgenti invece servono tra i 7 e gli 8 milioni di euro, soldi che l'ATER non ha in cassa e che dunque chiede alla regione Abruzzo. Sentiamo insieme il servizio. Servono almeno 7 milioni di euro per gli interventi urgenti nei 4.450 alloggi ATER di Pescara. Soldi che ovviamente l'ATER non ha in cassa, visti gli introiti mensili, circa 350.000 euro, e la morosità arretrata, circa 5 milioni. Le cifre, che toccano quota 90 milioni di euro, se si considerano, oltre agli interventi indifferibili, anche quelli che si possono programmare, sono il risultato del monitoraggio condotto dall'azienda che ha avviato il fascicolo del fabbricato. Al momento non sono stati stanziati nemmeno i 3,7 milioni di euro promessi dal presidente della giunta D'Alfonso per le case ATER. Per questo, dice il presidente dell'ATER pescarese, si attendono buone notizie dal bilancio regionale. Ci aspettiamo una risposta della regione che ci dia il segnale almeno della disponibilità nel tempo di denaro, magari nel giro di 3 anni, 4 anni, ecco, che si possa avere per gli altri interventi, si possa avere uno stanziamento pluriennale. Secondo il vostro monitoraggio, di quali interventi si ha maggior urgenza sulle palazzine? Abbiamo chiaramente computato, programmato e computato tutta una serie di interventi definiti indifferibili, nel senso urgenti, che in particolare si riferiscono ai paramenti esterni dei fabbricati, quindi cornicioni, frontalini, balconi, ammaloramenti, calcestruzzi, intonaco e quant'altro, cioè tutto ciò che può provocare situazioni di pericolo. L'assessore regionale all'edilizia popolare Donato Di Matteo ha sottolineato come la legge di cui è firmatario per il riordino delle ATER e l'unificazione di questi enti sia ancora ferma nel cassetto. Di Matteo si è anche scagliato contro chi vuole mantenere lo status quo, fatto di sprechi, di nomine e di compensi per commissioni, dice, che non servono a nulla. Questo sistema fatto di tante strutture non hanno la capacità di poter stare coi tempi e con le difficoltà economiche che ci sono oggi. Per cui io ancora una volta voglio ristimolare l'assetto regionale a completare e a portare a termine la legge di riforma delle ATER. Certo, alla politica fa comodo avere più strutture, perché si fanno più nomine, si fanno più commissioni, si continuano a sprecare soldi. Io su questa linea non ci sto, l'ho detto più di una volta. Io credo che a conclusione del ciclo della regione, più di ulteriori nomine si tratta di fare una riforma. Adesso un paio di notizie di cronaca. La prima da Teramo: 700 studenti della sede centrale del liceo scientifico Einstein sono stati fatti uscire dall'edificio, vedete le immagini realizzate dai colleghi di City Rumors, per un allarme bomba. L'emergenza è stata così diramata poco prima delle 10.30, quando una telefonata giunta al 113 della questura di Pescara ha annunciato la presenza di un ordigno. È scattata la procedura di sgombero delle classi, mentre sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo operativo e gli agenti della Digos. L'intera via è stata chiusa al traffico e la zona è stata isolata. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco e dei carabinieri specializzati in esplosivi si è esclusa però la presenza di ordigni, anche se sono arrivate ovviamente le unità cinofile, oltre agli artificieri che sono d'obbligo in questi casi. Adesso ci spostiamo a Lanciano. Ieri l'arresto di uno dei presunti responsabili del furto di 18 computer commesso la notte tra il 20 e il 21 marzo scorsi. La scorsa notte il liceo scientifico Galilei di Lanciano è stato nuovamente saccheggiato e gli oltre 1000 studenti non hanno potuto fare oggi lezione. Il nuovo blitz si è concluso con il furto di più di 30 PC e tablet e il danneggiamento di decine di porte dei laboratori, degli uffici amministrativi e della dirigenza.
emergenza. I ladri hanno preso i 12 PC rimasti nell'aula informatica, poi un'altra ventina di computer e tablet che erano in uffici e laboratori e all'interno di un armadio blindato. Rubata anche la cassaforte che conteneva un fondo cassa di un paio di centinaia di euro. Ingenti comunque i danni, che sono stati quantificati intorno ai 50.000 euro. Anche su questo furto sta indagando la polizia. Il giovane arrestato ieri era stato identificato sulla base di un'impronta lasciata sul posto. Si stanno ancora cercando i complici. Ed ora invece parliamo di aziende, di aree di crisi. Il progetto di riconversione e riqualificazione industriale della Val Vibrata prevede fondi per 15 milioni di euro. Questa mattina in provincia a Teramo è stato organizzato un incontro tra i dirigenti regionali e le aziende che vogliono investire sul territorio provinciale, un'iniziativa per illustrare gli aspetti tecnici dei prossimi bandi regionali e nazionali. Ci dice tutto Tania Bonici Castelli. Il 9 maggio scorso è stato approvato il piano di riconversione industriale dell'area di crisi complessa Vibrata Tronto, con 32 milioni di dotazione finanziaria, 17 milioni per l'area marchigiana e 15 milioni per l'area teramana. Oltre a questi fondi ci sono poi le misure specificatamente dedicate all'area vibrata dalla regione Abruzzo. I fondi PORFESR per 7 milioni di euro a sostegno di progetti di investimento per innovazioni di processo produttivo o di prodotto e i fondi POR FSE per 7 milioni 750 mila euro per azioni di politiche attive del lavoro, percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze e interventi di ricollocazione. Ad illustrare queste importanti opportunità per le aziende è stata organizzata nella sede della provincia di Teramo una giornata dedicata alle domande degli imprenditori che vogliono investire nel territorio teramano. Di cosa avete bisogno voi realmente? Allora, noi abbiamo bisogno di macchinari nuovi. Allora, l'azienda è un'azienda che è più di 10-12 anni che è sul mercato, è un'imprenditoria femminile, produciamo materiali ornamentali per il ferro e con lungo andare, cioè, questi macchinari sono obsoleti, cioè, in questo momento si può produrre molto di più a un costo inferiore con dei macchinari nuovi. Noi abbiamo dei macchinari molto obsoleti e in più abbiamo bisogno di manodopera un po' più specializzata. All'incontro con le aziende nella sala giunta della provincia di Teramo erano presenti i dirigenti della regione Abruzzo che hanno spiegato i meccanismi amministrativi per accedere alle diverse misure di finanziamento previste dai prossimi bandi nazionali e regionali indirizzati alla Val Vibrata per il progetto di riconversione e riqualificazione industriale. Che requisiti deve avere un'azienda per poter accedere a queste somme? Le aziende, i requisiti variano in relazione alle diverse misure, perché nell'ambito del piano, come avete visto, ci sono tre misure diverse. Poi ci sono anche i contratti di sviluppo per le grandi aziende. Le grandi aziende possono fare investimenti che devono necessariamente partire da 20 milioni in su e ci sono due o tre trattative, chiamiamole così, per l'intervento in quell'area. I 15 milioni che mette a disposizione lo Stato sono ex legge 181 e finanziano interventi da 1,5 milioni in su. I soldi invece del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale abbracceranno un target più basso, aziende anche artigiane, e saranno degli interventi, diciamo, da circa 200.000 euro. E adesso la pagina politica con le elezioni amministrative all'Aquila. Continuano gli appuntamenti in vista della tornata elettorale nel capoluogo di regione. Il centrodestra ha presentato le liste che sostengono la candidatura di Pierluigi Biondi. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Una coalizione, quella del centrodestra, che torna per le elezioni dell'Aquila a presentarsi unita dopo 15 anni, convergendo sul nome di Pierluigi Biondi. Un programma di priorità per l'Aquila e ciò che ha fatto in due anni da sindaco nel comune di Villa Sant'Angelo. Così è per Pierluigi Biondi, il candidato, dicevamo, del centrodestra all'Aquila.
Lo sostengono 7 liste che ha presentato davanti a circa 300 persone: Rivoluzione Cristiana, L'Aquila Futura, Forza Italia, UDC, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Noi con Salvini, Benvenuto Presente e più diverse liste civiche. In sala, tra gli altri, il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, il deputato Fabrizio Di Stefano e la senatrice Paola Pelino. Qualche mese fa dicevano che tutto era deciso e il centrodestra era condannato alla sconfitta. Non è così, le cose sono cambiate di molto, ha aggiunto Pierluigi Biondi. Abbiamo iniziato parlando di un granello, qualcuno capziosamente ha detto che avremmo inceppato il meccanismo della ricostruzione. No, noi bloccheremo il sistema di potere targato Partito Democratico, ha detto. Dentro le liste del centrosinistra c'è tutto il contrario di tutto. Ci sono persone che per 4 anni, per 5 anni, non hanno perso occasione per parlare male dell'amministrazione. Biondi ha annunciato che su 224 candidati più di 100 sono donne, ottima quota rosa dunque, e anche qui nelle liste molti giovani, età media 42 anni. E adesso andiamo a vedere la presentazione delle liste invece del centro-sinistra, liste a sostegno della candidatura di Americo Di Benedetto. Tante liste sostengono il candidato del centro-sinistra alle prossime amministrative, Americo Di Benedetto. Vivendo l'Aquila, si chiama così la coalizione, presentata in un ridotto del teatro comunale aquilano, gremito di personaggi del centro-sinistra. Pietrucci, lo sconfitto delle primarie, e Di Benedetto, il vincitore candidato, sono per primi sul palco. In sala ci sono tanti volti noti del BD, a ribadire l'unione, a cominciare dalla senatrice Stefania Pezzopane, Giovanni Lolli, vicepresidente della regione, il sindaco Massimo Cialente ovviamente, tanti altri esponenti della politica di qualche anno fa, Cecco Peppe, Francesco Aloisi, l'ex sindaco Antonio Centi, Edoardo Caroccia, molti consiglieri comunali che si sono ricandidati e anche il manager dell'ASL, Rinaldo Tordera. Di Benedetto, come è noto, ha avuto la meglio sul consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci, è il candidato dunque della coalizione civica progressista Vivendo l'Aquila. E a tutte le critiche che ci sono, quando uno fa sbaglia, i tempi della pubblica amministrazione sono quelli che sono, molto probabilmente si dimentica di una cosa, che a settembre del 2009, a prescindere dalla norma che non certificava e non chiedeva nulla, tutti i bambini della città dell'Aquila erano dentro le scuole. E credo che questo debba essere dato come attestato di grande impegno amministrativo da parte dell'amministrazione Cialente. Certo, molto c'è da fare, ci dobbiamo adoperare, dobbiamo rilanciare, stiamo facendo le verifiche sismiche, dobbiamo dare una prospettiva reale su un doppio binario. A sostenerlo ci sono diverse liste: Partito Democratico, Articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti, Territorio Collettivo, Abruzzo Civico, Democratici e Socialisti, Cambiare Insieme, che peraltro è la prima lista depositata in comune, L'Aquila, Sicurezza Lavoro, Socialisti e Popolari. Nelle liste tanti giovani e anche molte donne, le prime esperienze in politica. Adesso la politica pescarese, la lista Teodoro resta in maggioranza, lo ha detto questa mattina nel corso di una conferenza stampa Gianni Teodoro, che ha ribadito che non c'è stata e non ci sarà nessuna richiesta di poltrone dopo la perdita dell'assessorato. Sentiamo Paolo Renzetti. Questa mattina avete fatto questa conferenza stampa qui in sala del Consiglio Comunale per fare un po' di chiarezza. Restate in maggioranza, restate al fianco del sindaco Alessandrini e poi non chiedete poltrone. Noi abbiamo sottoscritto il programma elettorale del sindaco, lo abbiamo sostenuto, abbiamo dato un contributo rilevante alla sua vittoria e lo sosterremo fino all'ultimo giorno di questa consigliatura. Non abbiamo mai pensato di uscire dalla maggioranza, tutt'altro. L'obiettivo di oggi nel presentare questo cartello di liste civiche è per rafforzare il civismo all'interno della coalizione di centrosinistra in un gioco di riequilibrio con il Partito Democratico. Però è innegabile che spesso in questa legislatura dalla lista Teodoro siano arrivate critiche anche pesanti nei confronti dell'operato del sindaco. Noi aspettiamo ancora le motivazioni del rimpasto di giunta, perché il sindaco ha ritenuto di sostituire 3 assessori, non soltanto il rappresentante della lista Scegli Pescara, ma anche un rappresentante del Partito Democratico e un rappresentante di un'altra lista civica, i liberali e cattolici e democratici,
chiediamo appunto di conoscere quali sono le motivazioni, perché se non conosciamo le motivazioni abbiamo qualche difficoltà nel comprendere questo significativo dal suo punto di vista cambiamento. Non ho chiesto mai e non mai chiederò poltrone, prebende e quant'altro. Neanche all'Ater, giusto? Neanche all'Ater, io ho già comunicato prima verbalmente al Presidente della Giunta e poi agli uffici competenti che mi è stato chiesto per iscritto la mia incompatibilità, pertanto non siamo interessati ad un rappresentante nel governo della città, perché non amiamo la politica come il dot des, ma amiamo la politica come servizio. Il Partito Socialista si scaglia contro la Giunta Maragno e contro l'aumento dell'IMU sui terreni edificabili di Montesilvano. Dall'aumento arriveranno nelle casse comunali, secondo la stima del PSI, almeno 10 milioni di euro. Sentiamo il servizio. Il Partito Socialista, prossimo alla costituzione di un gruppo nel Consiglio Comunale di Montesilvano, non esita a chiamare sproprio la delibera della Giunta Maragno con cui viene portata al massimo di legge l'IMU sui terreni edificabili della città. Circa 12 milioni di metri quadrati che frutteranno, secondo i calcoli fatti dagli imprenditori immobiliari, circa 10 milioni di euro di gettito aggiuntivo rispetto ai 16 complessivi dell'IMU com'era fino ad oggi. Il regolamento è già in vigore ed è anche retroattivo di un quinquennio, ma sarà oggetto di approfondimento da parte del TAR per effetto del ricorso avanzato da Vladimiro Lotorio, ex capogruppo della Margherita di Montesilvano e costruttore edile. Assieme a Giorgio D'Ambrosio, a capo del PSI regionale, e al consigliere comunale Nea D'Alonso, si è detto preoccupato per gli effetti che questa stangata avrà sui proprietari di terreni, siano essi imprenditori o privati cittadini. Io ho molta fiducia nella magistratura perché la magistratura fortunatamente vede il diritto e fortunatamente sa leggere. Temo soltanto che l'arroganza e la presunzione di questa amministrazione non consenta alla politica, e che quello mi preoccuperebbe di più, alla politica di riaprire un confronto che in definitiva non c'è stato. L'argomento è destinato comunque ad arrivare in Consiglio Comunale. Il PSI lamenta la mancata concertazione sull'argomento. Per questo, al di là del ricorso al Tribunale Amministrativo, è pronta una interrogazione diretta all'assessore competente e al sindaco Maragno. Magari con una semplice concertazione di associazione di categoria si poteva quantomeno avere un connubio tra il prezzo e la situazione tra macro e microzone che poteva ottemperare meglio al comune di Montesilvano. Invece tutto ciò è stato fatto in piena autonomia dalla giunta e quindi a nostro modo di vedere vogliamo correggere il tiro e in consiglio comunale daremo battaglia. Dopo le aggressioni a sfondo omofobo verificatesi a Pescara, Sinistra Italiana e Ampi chiedono di non sottovalutare quanto accaduto, invitando tutti ad una riflessione nel nome della Costituzione. Ci sarà anche una manifestazione a riguardo. Sentiamo. Oggi c'è questa conferenza stampa in comune per parlare delle ultime aggressioni che ci sono state a Pescara. C'è preoccupazione da parte vostra anche per eventuali ripercussioni politiche che ci potrebbero essere per quello che è accaduto? Ma io penso che assolutamente l'Ampi deve essere protagonista in questo momento per rispolverare quelli che sono i valori della resistenza. L'Italia che è nata dopo la resistenza è stata impostata da quelli che sono stati partigiani per dei diritti, per salvaguardare la libertà personale di tutti in base alle loro scelte. La Costituzione è il faro di questi valori. Dobbiamo ricordare, dobbiamo essere presenti e tutte le forze politiche devono assolutamente essere protagoniste e unite in questo momento. Questi episodi non devono accadere e le forze associative e politiche neofasciste devono assolutamente essere stigmatizzate, perché non si può ricadere in un qualcosa che abbiamo superato 70 anni fa e passa. Siete preoccupati per quello che è accaduto? Sì, siamo preoccupati perché sinceramente era parecchio tempo che non accadevano episodi di questo tipo e in questo momento di grave crisi
economica e sociale, purtroppo determinati movimenti riescono a attecchire, a fare leva sulle paure e sull'insoddisfazione della gente, ed è per questo che qualcosa deve cambiare, e deve cambiare nel senso e nel percorso che è stato tracciato dalla Costituzione del 1948. Il popoloso quartiere Cona di Teramo, tra i più colpiti del terremoto, non si arrende alle difficoltà e organizza due giorni di musica e street food. Vediamo. Il quartiere Cona di Teramo è uno dei quartieri più duramente colpiti dagli ultimi terremoti. Insieme a Collaterrato conta il maggior numero di cittadini sfollati. Ma non solo, gli abitanti della Cona invocano da anni lo spostamento della centrale Enel a confine con tante abitazioni e la riqualificazione della vecchia fornace piena di Eternit. E poi magari anche una piazza, da sempre promessa e mai realizzata. L'amministrazione cosa sta facendo? Per la verità, insomma, i quartieri che hanno sofferto per i terremoti sono tanti. Insomma, non bisogna neanche dimenticare Collaterrato, dove le attività veramente sono in ginocchio, considerando gli sgombri che ci sono. Per quanto riguarda il discorso Cona, è evidente che insomma, avete seguito che c'è la rimodulazione del master plan e quindi si sono, come dire, pensate a delle risorse da investire sul territorio, e quindi sicuramente ci sarà una riqualificazione anche del quartiere Cona. Ma oggi parliamo della Cona in Festa, due serate dedicate alla musica e al buon cibo teramano, il 26 e il 27 maggio, e per un attimo i problemi si mettono da parte. Il quartiere Cona è un quartiere particolarmente popoloso, eppure non ha ancora una piazza, ma voi fate festa lo stesso? Allora, noi facciamo festa. A proposito, faceteci la piazza, per favore faceteci la piazza, e ci dà il Conad il suo, diciamo, spiazzaletto, perché non è tanto grande, e facciamo due giorni di festa, 26 maggio e 27 maggio. Il 26 ci sarò io, Vittorio il Fenomeno. Qual è il tuo fenomeno? Il mio fenomeno, che suono l'organetto dietro a schiena, e me l'ha dato il grande Maurizio Costanzo, il nome. Io la cosa mi spiace tantissimo a me che mi ha dato il nome, perché tutti quanti mi chiamano Fenomeno. Sono stati prorogati fino a domani i termini per la partecipazione al contest fotografico hashtag Pescara in dettaglio, concorso indetto dal Rotaract Club Pescara e aperto a tutti i giovani, anche minorenni, per scovare l'immagine più pittoresca o rappresentativa con la quale identificare il capoluogo adriatico in occasione del 90° anniversario della nascita del comune. Tutte le foto potranno essere inviate all'indirizzo rotaractclub.pescara@gmail.com. Le foto migliori verranno premiate nel corso della serata fissata per sabato 27 maggio presso il caffè letterario. Per partecipare è richiesto un versamento di 18 euro, fondi che serviranno per essere devoluti in beneficenza al progetto Fenice promosso dal Rotary. Questa mattina presso l'Aula Magna di Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell'Università d'Annunzio, in occasione di un seminario dal titolo I Giovani per la Legalità nello Sport, hanno partecipato come relatori il tecnico del Pescara Zeman e il presidente Sebastiani. Grande accoglienza, grande entusiasmo oggi a Chieti per Zeman. Si parla di legalità nello sport, dei giovani, lo sport e la legalità. Zeman, c'è bisogno ancora di legalità nello sport e soprattutto nel calcio italiano? Vabbè, io penso che ci vuole sempre, non solo nello sport. Poi lo sport una volta era esempio di comportamenti e esempio di imparare a vivere. Oggi purtroppo si sono lasciati esempi positivi e si cercano solo quelli negativi, che purtroppo ogni tanto escono fuori. Lei ha parlato e ha risposto questa mattina a tante domande degli studenti, ha detto: quando ho fatto qualche anno fa delle denunce e fui lasciato solo. Beh, certo che non avevo dietro seguito, ripeto, concetto di si è creato il sistema che si doveva difendere La sua parte di calcio, specificamente sia dal punto di vista morale che economico.
Dopo l'indagine, l'inchiesta di Calciopoli, secondo lei cosa è cambiato nel calcio italiano? Perché prima diceva c'è ancora molto da fare per cambiare il sistema. Vabbè, io penso che il sistema si cambia solo cambiando persone e qualche cosa si è fatto. A Roma, mister, potrebbe arrivare Di Francesco, un suo diciamo adepto, sarebbe la scelta giusta per la società giallorossa, e poi un pronostico su Real Madrid-Juventus di Champions League. Vabbè, scelta giusta si dimostra dopo. Io penso che Di Francesco ha fatto molto bene a Sassuolo e passando a Roma, che sicuramente è piazza diversa, ma lui la conosce bene perché ha fatto sia giocatore che dirigente. Io mi auguro che se ci va può aiutare la Roma ad andare avanti al meglio. La finale di Champions League? Alla finale sono 90 minuti che si devono giocare tutto, sono due ottime squadre, quindi... C'è una favorita? Per me no, per me sono due ottime squadre e poi la palla se finisce sul palo, finisce dentro, c'è poca differenza. E continuiamo a parlare di Pescara. Divieto di dimora nel comune di Pescara su provvedimento del GIP Elio Bongrazio per uno dei tre indagati per l'incendio doloso nella notte fra il 6 e 7 febbraio scorsi di due auto del patron del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, all'interno del cortile della sua villetta in Viale della Riviera Nord. L'atto fu compiuto con del liquido infiammabile contenuto in una bottiglia di plastica. Gli indagati sono risultati vicini alla tifoseria organizzata del Pescara. Il provvedimento attuale scaturisce dall'attività investigativa della Digos della Questura, partita dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, sia interne che esterne. Agli inizi di maggio un petardo di grosse dimensioni fu lanciato sempre nella notte nel cortile dell'abitazione del presidente. In questo caso però non ci furono danni e gli investigatori ritengono che ad agire sia stata una sola persona. Domenica ultima di campionato per il Delfino, di fronte la Fiorentina di Paolo Sosa, che chiuderà un'annata da dimenticare in fretta per i colori biancazzurri. Il portiere del Delfino, Vincenzo Fiorillo, fa un bilancio della stagione che sta per andare negli archivi. Un giudizio su questa protesta, su questa contestazione che c'è stata da parte dei tifosi che sono entrati in curva al decimo minuto della ripresa. Voi cosa avete visto, cosa avete avvertito dal campo? Beh, abbiamo visto quello che è successo. Se ci siamo ridotti così, penso che siamo i primi responsabili, ecco, perché alla fine si sono fatte tante chiacchiere, ma le figure in campo le facciamo noi giocatori, a prescindere da chi ha giocato di più e chi ha giocato di meno. Quindi adesso non siamo nelle condizioni di poter permetterci di dire niente, c'è solo da fare poche chiacchiere, perché come ho detto prima se ne sono fatte parecchie. E vedremo i giocatori nuovi che arriveranno, ci vorrà tanta voglia e l'atteggiamento, e solo le vittorie possono far sì che ci riuniamo con le persone per creare un ambiente che io ho visto con i miei occhi quando le cose vanno bene, e d'oggi è stato veramente triste giocare in un clima così. Sono due anni che sono qui, ho fatto due finali in Serie B e quest'anno mi sono misurato con una realtà che non avevo mai, non mi ero, contro quale non mi ero mai misurato, come Milan, Roma, Juventus, dopo quasi un anno di panchina. Penso che a parte a Bologna sono riuscito a dare un po' di continuità, anche se la situazione non è delle migliori e nel mio ruolo non è affatto facile, quindi credo che io spero di rimanere qui, ecco, però la scelta non dipende solo da me. Più di questo non posso fare. Ora evidentemente, Vincenzo, c'è però una cosa da fare importante, cercare di riportare un pizzico di tranquillità in questo ambiente. Secondo te come si può fare? Lavorando, e poi alla fine sono sempre i risultati che fanno pendere giustamente l'ago della bilancia. Adesso il clima è questo, ma io sono arrivato qua 3 anni fa e il clima non era tanto diverso. Con le vittorie e con l'atteggiamento siamo riusciti poi alla fine dell'anno a avere lo stadio pieno anche alla nave di Cascella, quindi solo questo, perché veramente si sono sprecate le scusanti quest'anno e c'è poco da dire. E quella vittoria col Genoa anche a me mi aveva sorpreso per numero di gol, per tutto, sembrava una favola già scritta quel giorno.
Lui ci ha fatto sempre lavorare tanto, abbiamo cambiato il nostro modo di allenarci ed è già una cosa positiva. Ci alleniamo molto e in maniera intensa e penso che questa sia una di quelle cose da cui ripartire. Scendiamo in Lega Pro, domenica gara di ritorno per il Teramo che al Bonolis affronterà il Lumezzane. Gara delicata per i biancorossi che con ogni probabilità torneranno al 4-4-2. Il Diavolo ha a disposizione due risultati su tre per centrare la salvezza, anche se il portiere biancorosso Antonio Narciso preferisce essere cauto. Sentiamolo. Il pareggio fa più comodo a noi, nel senso che effettivamente abbiamo due risultati su tre, però è anche vero che il primo tempo abbiamo avuto veramente quattro grosse occasioni da poter sfruttare. Diciamo è stato bravo il portiere, però poi si era messa un po' male che loro sono andati in vantaggio, però bravi poi a recuperare. Diciamo che dai, tutto sommato è un buon risultato. Quando hai delle palle gol e poi purtroppo non riesci a far gol, gli avversari ci riescono con meno palle gol, quindi è normale che mentalmente ti può portare a pensare in maniera negativa. Noi bravi a non farlo, perché penso che nello spogliatoio le parole di tutti erano quelle subito positive, erano le parole di cercare subito di riprendere la partita, ecco. E quindi siamo stati bravi in quello, non mollare, a crederci, ripeto, quindi alla fine questa è una grossa dimostrazione di carattere. Ecco. È stato sbagliato forse la lettura, però poi è chiaro, ci sono anche gli avversari in campo, non è che alla fine sicuramente abbiamo dimostrato di essere molto compatti, però ogni tanto va messa anche la bravura degli avversari e allo stesso tempo ci può stare anche di fare qualche lettura sbagliata, però a livello difensivo, però ripeto, l'importante era subito recuperare la partita, perché se avessimo perso era un po' più difficile adesso. Però ti rimane un po' l'amaro in bocca a livello personale, sinceramente, perché abbiamo creato delle occasioni importanti anche se non abbiamo fatto il nostro buon gioco, ecco, io la vedo così. Quindi da una parte ci va bene questa situazione, quindi speriamo in casa di cercare anche di fare ancora meglio. Ecco. Devi pensare che è una partita secca, stop, basta, sono 90 minuti e 90 minuti devi dimostrare di essere più forte all'avversario, stop, sotto ogni punto di vista. Poi il calcio è fatto di episodi, però ripeto, mentalmente deve essere quella la testa. Senti, Quinto ha giocato con te a Foggia, come l'hai trovato? Sinceramente è stato un po' emozionante vederlo conto, perché abbiamo giocato 3 anni importanti a Foggia, abbiamo condiviso tantissime cose, alla fine siamo grandissimi amici, però è chiaro, tutto si stoppa quando inizia la partita e si riapre tutto quando finisce, ecco. Quindi è stato bello vederlo, visto che sta bene, quindi... però gli ho detto che stiamo meglio noi, quindi va bene così. È tutto per la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.